Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Nintendo News del 25 marzo 2012. Allora ragazzi, per questa settimana ci sono state poche news. Allora, per quanto riguarda i videogiochi dei Pokémon, sono disponibili in tutta Europa i nuovi giochi Pokémon per Nintendo Wii, Poké Park 2 e il mondo dei desideri, Wonders Beyond, nella versione inglese del gioco. In questo gioco di azione e avventura dovrai guidare Pikachu, Snivy, Devig e Oshawott nelle varie aree del Poké Park e del nuovissimo Parco dei Desideri. In Giappone il gioco è stato rilasciato lo scorso novembre, mentre in America è stato rilasciato il 27 febbraio. Per quanto riguarda l'anime e il film, la rivista giapponese New Type ha rivelato un nuovo titolo della serie Pokémon Best Wishes. Si tratta degli episodi 74 e 75, rispettivamente dai titoli Salviamo Axew, la tana di Durant, e Feroce, battaglia al Montevite, il miracolo di Carracosta, parte prima. Nell'episodio 74 Axew verrà catturato da un gruppo di Durant e verrà portato nella loro tana, mentre nell'episodio 75 Ash e i suoi amici entreranno nel Montevite e verranno a conoscenza di un nuovo piano del Team Rocket. Questi episodi andranno in onda il 12 e il 19 febbraio, e sì, il 12 e il 19 aprile 2012. Giovedì 22 marzo è andato in onda su TV Tokyo, in Giappone, un nuovo episodio della serie Pokémon Best Wishes, dal titolo Veloce successione Dynamite, Scraggy contro Sim Sage. L'episodio comincia con un breve riassunto della lotta tra Ash con Scraggy e Haki con Pinsage. Si ritorna quindi alla lotta tra Burgundy e Iris. Dewott attacca Excadrill con geloraggio. La prima volta il Pokémon talpa evita l'attacco, ma il secondo soccombe al gelo di Dewott. Dewott continua con l'attacco Hydro Pulsar. Excadrill tenta di evitare l'attacco con Possa, ma il Pokémon d'acqua riesce comunque a colpirlo. Ancora Dewott continua ad attaccare, questa volta con Conchilama, ma Excadrill risponde con Giravita. Dewott stordito tenta un geloraggio, ma Excadrill utilizza Focacolpo e in seguito finisce Dewott con la combo Possa-Giravita. Iris è la vincitrice e passa il primo round. In seguito si notano alcune scene comiche, protagonisti Ash, Belle e Scraggy. C'è un veloce lotta tra il Simsir e di Jackie, che batte il Simpur di Bucky, e passa al prossimo round. La prossima lotta è tra Grace e Georgia. Grace sceglie Druddigon, mentre Georgia Bisharp. La lotta comincia con la combo Druddigon, Dragartigli e Codadrago. Bisharp elude gli attacchi con Ferro Striglio e finisce Druddigon con Metal Testata, e così la vincitrice è Georgia. In seguito c'è una veloce lotta tra Masaomi e Trow, e Damon e Mianshao, con la vittoria di Masaomi. L'ultima lotta è tra Belle e Emboar, e Trip e Conkeldurr. Dopo poche mosse, Emboar si trova in evidente difficoltà, con Conkeldurr in continua pressione. La fine della lotta la si vedrà nel prossimo episodio. La rivista giapponese New Type ha rivelato un nuovo titolo della serie Pokémon Best Wishes. Si tratta dell'episodio 76, dal titolo Feroce battaglia al Montevite, il miracolo di Carracosta, parte seconda. In questo episodio il Team Rocket metterà in scena un diabolico piano per controllare i fossili. L'episodio andrà in onda il 26 aprile 2012. Per quanto riguarda il trading card game, il sito ufficiale giapponese ha aggiornato le informazioni relative all'espansione National Beginning Set, al mazzo tematico Battle Strength Deck Keldeo e al Battle Carnival Spring 2012. Il National Beginning Set ed il Battle Strength Deck Keldeo arriveranno negli scaffali giapponesi il 20 aprile. Oltre a Serperio, Rembo, e Samurott, l'espansione presenta le carte Krogan, Meowth e Pikachu. È inoltre confermata la presenza di Shaymin, Victini, Snorlax, Togepi e Spinda. Sono state inoltre rivelate le carte promozionali che verranno distribuite nel corso del Battle Carnival Spring 2012, che si terrà nel mese di maggio. Oltre alle carte Jumbo, Rayquaza, di tipo drago, tra le carte promozionali, troviamo Kyurem e Purrion. Mentre in occasione del Battle Carnival Spring 2012, sarà in commercio un deck case raffigurante Rayquaza, Hydreigon, Pikachu, Altaria, Giratina, Latios e Latias. Dal 20 aprile saranno inoltre sugli scaffali il deck case ed il deck shield dedicati a Keldeo. Ringraziamo Pokémon Millennium e altri siti per la news. Buona domenica a tutti.